Ciao a tutti raga, io sono come sempre Joit, anzi Joit, e oggi andiamo subito a fare un video di Fortnite. Oggi vi faccio vedere la seconda parte del video che avevo promesso, che vi facevo vedere la mappa. Allora adesso vi faccio vedere la mappa. Comunque adesso vi dico una cosa. Dove l'ho trovata questa skin? Io, è sulla crew di Fortnite. Sono 11 euro al mese paghi. Su tutti i mesi, paghi solo 11 euro al mese. Per la crew. Sono 11 euro al mese. E così potremo essere dentro nella pacchetta della crew con me. Perché ci sono, quasi tutti c'hanno la crew. E comunque adesso... Sbanzo le ciance e iniziamo adesso, andiamo a mettere pronto. E comunque non c'è ancora un codice creatore, ma però dovete mettere sempre il codice creatore Martex. Adesso io ve lo vado a mettere il codice supporto nessuno, andate a mettere Martex. Un ultimo, se questo YouTube Martex mi sta guardando questo video, gli sto facendo un favore, perché tutti i miei iscritti così metteranno il codice creatore e così lui diventerà sempre più famoso, perché lui è un idolo. Comunque bando alle ciance, adesso per questo aspettiamo che la partita inizi. E comunque io ho fatto uno short che è praticamente lì, in quello short ho detto che farò 40 iscritti nel merchandising e poi dopo ci sarà il mio nuovo libro, ma non mi posso ancora svelare che devo ancora finirlo il libro. A 40 iscritti ragazzi avremo forse il libro o anche il merchandising, ma non lo sappiamo ancora. Comunque vi ho detto solo questo, forse anche più avanti dei 40 iscritti, perché ci vogliono. Io ho fatto tante copie delle maglie e costa tanti soldi. E questo è molto difficile. Comunque, oh, c'è Goku! Costa un super soldiente a mazzo! Comunque adesso, guardate, vi faccio vedere da qua. Noi inizieremo da pezzi in codine, la città della. Andremo qua, vi farò vedere città dell'astro lucido, questo qua e qua, questo, la cittadella, questo, qua e qua. Vi farò solo vedere piazza in codine, mega city e cittadella per adesso. Poi dopo fare un'altra partita in creative. Adesso io sto facendo una vera partita, vi faccio solo vedere questa città, perché è anche difficile da far vedere, perché già è difficile andare in tutte queste città. Allora andiamo a piazza in codine. Olè, dove piazza in codine? Ok, è qua, ecco qua piazza in codine. Comunque vorrei farvi un sondaggio. Allora, io ve lo dico in tempo reale adesso. Allora, voi volete che venerdì 7 aprile, io partirò per andare in un posto e da lì stare una settimana e io registrerò lì dei video e solo per il solo per i 30.000 iscritti festeggio per andare in un posto lì che non ho mai fatto un video lì. E comunque non piace adesso. Olè, il primo l'ho killato, perfetto. Allora qua c'è piazza in codine, adesso arrivo subito a piazza in codine. Comunque vi dico una cosa, per vincere, per al massimo vincere battaglia royale, quando ci avete la safe, qua, la safe sarebbe quel cerchio bianco, praticamente dovete andare in mezzo, perché poi in mezzo ci sarà la riga dove dovrete andare se siete lontani. E se andate in mezzo potete avere
il 32% che è la prossima safe sarà in mezzo, e comunque adesso questa è piazza in Cudine e guardate quanti qua ci killano tutti praticamente, sono dei bomba, sono fortissimi, cioè qua io per la mia potenza non li batterei, ma qui sì, una volta che li batto, mamma mia, tanto. Comunque adesso andiamo qua, prendiamoci questo, aspettiamo, oh no, dove lo sparo? Chi non vuole? Oh, era di qua, ecco qua. Aia raga, ecco che lato. Adesso vi faccio vedere la zona. Ok, la zona qua, il centro qua, di piazza in coda l'avevo fatto, ve l'ho fatto vedere. Poi qua c'è il centro, città, dove qua c'è tutto. Qua c'è, per alcune volte si lascia la cesta e alcune volte no. Allora, adesso vi faccio vedere gli spazi che forse non c'è quelli che vanno a piazza in coda non ci vanno tanto, qua, in questi pezzi. Oh mamma mia, uno che ce la spini bananita, uno che ce la scroll! Wow! Uno che c'ha la skin di bananita ghiaccio, è bellissimo, cioè. Raga, adesso ho fatto solo 4 kill, mamma mia, raga. Poi dopo qua ci sono, cioè, tutto questo pezzo. Adesso andiamo a vedere. Cittadella, cos'è cittadella? La cittadella, voglio dire. Adesso vi faccio vedere la cittadella, ragazzi. Allora, forse alcuni sapranno già tutte le città perché sono un po' più esperti di Fortnite. E poi dopo, quelli che hanno iniziato a giocare adesso, vi faccio solo questa cosa di Fortnite. Così sanno le cose, le mappe di Fortnite. E così sapranno già i posti più sicuri. Comunque vi consiglio, i posti più sicuri saranno qua e qua. Sono i posti più sicuri che conosco io. Comunque adesso mi faccio un medikit, raga, perché sennò io praticamente non vivo. Sennò praticamente muoio subito, ragazzi. E dobbiamo anche e non è solo farvi vedere la mappa, voglio vincere anche la partita. Comunque, se andiamo al di là. Comunque adesso mi vado a cercare un auto. Poi li hai trovato. 700 su 800, sono ancora un po' rotto. Non è, alla fine non è rotto. Boom, 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 andiamo. Io conosco la strada, però non è quasi non in singola città. Allora, devo andare di qua. Passare di qua. Andiamo. Adesso io vi dico una cosa, ragazzi. Io non ci sto giocando su Xbox, sul PC e neanche su Nintendo Switch, ma sto giocando su PlayStation 4. Comunque, un giorno vi farò vedere la mia PlayStation 5. E non è in un altro posto a PlayStation 5 perché... Quindi in un altro posto perché è là dove abitano i miei nonni e dove ci sono i miei nonni. Là c'è la PlayStation 5. Comunque adesso intanto invece di parlare e sconcentrarsi, invece di sconcentrarci, andiamo qua. Allora, adesso siamo qua. Adesso vi faccio vedere questo. È un posto un po' pericoloso perché qua. Che è un bosco. Aspetta raga, che devo vedere se è qua un bosco. Ok, non è nella vicinanza il bosco. Comunque devo vedere sopra perché sennò se io muoio adesso è una fine. Comunque quando c'è vedete questa riga qua, aspettate. Vedete questa riga qua? Ecco, quella è la riga per entrare nella safe.
Allora, adesso vi faccio vedere il posto. Ecco qua. Adesso andiamo qua. Dobbiamo essere sempre animati qua, perché sennò il boss ci chiede. E siamo capati. Ah, forse hanno tutto il boss, raga. Sono tutto il boss, poi dopo vi mando l'immagine del boss. Comunque adesso abbiamo finito cittadella. E adesso andiamo alla Mega City, che ci vorrà tanto, tanto, tanto di quel tanto tempo per andare alla cittadella. A piedi. Speriamo che c'è un'auto, perché non voglio andare a piedi. Ah, meno male. Meno male che c'è l'auto. Allora, la strada, ok. Ok, c'è la strada per andare. Devo andare di qua. Sto facendo un po' delle scorciatoie che non esiste la strada. E vabbè. Comunque prendete i miei consigli. Non dovete sempre seguire la strada. Comunque adesso io sto facendo una cosa illegale. Andare qua. Dei posti che non c'è strada. Qua sarebbe un posto dove non si cammina. E invece io sto andando in auto. Comunque è sbagliato che qua ci fossero le auto. Poi soprattutto nel mare l'auto non sarebbe giusto. Comunque io vorrei dire una cosa a Fortnite. Che non potranno fare se tutto questo in 3D. È tutto come la vita reale. Proprio come la vita reale dovrebbe essere. Perché così è più moderno. Sono più moderne le cose. Comunque raga, non mi sono accorto, qualcuno si è accorto che sono di livello 35, ma livello 20, 18, 19, 18, 19 devo dire, sono arrivato a livello 35 adesso. E poi c'è Manu, anche lui è un giocatore di Fortnite, non è solo di Stangolo. Un giorno faremo un video. E poi dopo lui è già dentro nel mio team di Fortnite. E dopo un giorno faremo anche dei video dove faremo il team per tante altre persone, ma però prima devo aspettare che qualcuno mi commenti per fare il provino per il mio team di Fortnite. Così abbiamo un team noi. Comunque questa è Mega City. Guardate, tutto più moderno. Guardate la moto, è più moderna, vedete? E guardate quanto va veloce. È come veloce come l'auto. Wow! Oh no. Aia, porca miseria. Porca miseriaccia, raga, porca miseriaccia. No. Sono morto, ce ne avevo due contro uno tanto. Adesso facciamo ritorno alla lobby. E adesso andiamo in creativa e vi faccio vedere ancora delle mappe. Vi faccio vedere ancora due. Vi faccio ancora vedere due mappe. Due città di Fortnite. E dopo vi faccio. Comunque dobbiamo fare ancora un livello. Sono di livello 35. Il prossimo livello sblocchiamo tuono, raga. Non ci credo, sblocchiamo tuono. Comunque ho sbloccato questa pagina, yeah! Con 5 stelle posso prendermi questi V-Bucks. Comunque adesso andiamo qua, cambiamo piccone. Mettiamo questo piccone, il piccone di tuono. Comunque adesso cambia skin. Comunque raga, il 25 aprile, forse la settimana dopo del 25 aprile ci sarà un compleanno. Non lo sappiamo ancora. Il mio compleanno sarà... E comunque il mio compleanno sarà quel giorno, forse. Il 25 aprile
è il mio compleanno, proprio il mio compleanno vero. E poi dopo, forse la settimana dopo farò il compleanno, ma poi non dopo, nel prossimo video se sapremo dove andrò a fare il compleanno, potrete venire anche voi, i miei fan. Però dopo, poi dopo di un video vi lascerò un commento. Comunque adesso cambio schiena, voglio mettere questo per me. È bellissima per me questa schiena. Comunque metto lo zaino di questo draghetto drago bello. Adesso andiamo invece nella battaglia reale, andiamo al scopre, andiamo a vedere la cosa. Io ho scoperto tutto. No. Nella prossima, nella terza parte andiamo a vedere su Princessity Roleplay. Praticamente GTS Fortnite. Nella prossima episodio ve lo farò vedere. Ok, adesso vi faccio vedere la creativa. Forse ci sarà la creativa 2.0, ma non l'ho ancora vista. E se troviamo la creativa 2.0 ve la faccio vedere. Poi le mappe mi manderò. Ma quando io farò uno short che vi farò vedere lì praticamente il posto della mappa. E poi dopo della città, io sono confuso con queste mappe, perché io voglio farmi dei V-Bucks con tutte le mappe, se no con degli XP che mi danno, delle mappe che mi fanno XP. Comunque raga, avete fatto il mio metodo per avere V-Bucks gratis senza spendere un euro o un centesimo? E dovrete, come ho detto nel video, se vi è funzionato è vero, però io non l'ho creato io, l'ho visto da uno youtuber per avere delle V-Bucks gratis. Comunque adesso andiamo nella creativa, e se c'è la creativa 2.0 ve la faccio vedere. Sì, c'è un close. Allora, isola temperata, non so se lo vedete, la creativa 2.0. Quando la creativa 2.0? Vabbè, comunque adesso andiamo qua. Forse non ve la posso far vedere perché ci vorrà un bel po' che si carichi. Comunque vi faccio vedere la mia isola temperata. Raga, è bellissima per me la mia isola temperata. Cioè, è magnifica per me. C'è una città con dei robot. E per me è magnifichissimo. La mia mappa. Comunque adesso vi faccio vedere. Voglio fare una cosa. Allora adesso. Un giorno farò un torneo di calcio, ma non si sa ancora quando. Farò un torneo di calcio, dove lì prendo il mio torneo di calcio, farò un mondialito, lo deve fare, e chi vincerà, lo sapete cosa vincerà? Visto che forse lo faremo aprile, maggio, giugno, vincerete il pallone d'oro di YouTube, di tutto YouTube Italia. Ma io non lo posso ancora fare questo, perché dovete andare dai Pirlasu a chiedergli se vi danno il loro pallone d'oro per fare un torneo. Comunque ci sarà anche del torneo, forse sarò il più forte, non ci sapranno essere gli adulti. Comunque quando sarò in finale e ci saranno tante persone che vi vogliono vincere, non dovrete fare insulti, perché sennò vi faccio, ma sennò sarebbe una cosa brutta da fare, sennò forse se l'ho fatto tante volte noi vi denunceremo, quelli che lo fanno. Comunque adesso basta parlare, adesso voglio andare a vedere cosa potrei mettere nella mia mappa. Andiamo.
Dove mettere questo? Un timer voglio mettere. Quadrato. Personalizza timer. Lista. 50. Comunque io non ho quanto. Adesso farò il timer di tutti i minuti. Che bello, guarda. È bello il timer che ho messo. Comunque raga, non posso farvi vedere l'altra moto perché sennò è più difficile. Vabbè, farò uno short che vi farò vedere le altre mappe. Comunque vi ho fatto vedere le tre mappe, non le mappe, le tre città che sono quelle dove stanno le tre città, quelle che sono le più famose di Fortnite. Comunque raga, spero che vi sia piaciuto il video, iscrivetevi al canale, è tutto, e speriamo che arriviamo a 40 iscritti, e bella boys!